Recensione rapida di Assassin's Creed Mirage. Il titolo torna sui suoi passi, rientrando a pieno titolo nella categoria stealth. Chi ha amato i vecchi Assassin's Creed, infatti, si divertirà moltissimo nella splendida Baghdad del IX secolo. Lanciare monete, distrarre brevemente una guardia, sfrecciare dietro angoli bui, tutto riconduce a una sensazione completamente diversa da quella vista in Assassin's Creed Valhalla. Basim è il protagonista di questa nuova avventura del franchise. Inizialmente appare inesperto, soprattutto con l'equipaggiamento da semplice ladro, che non gli consente di lanciarsi infatti a viso aperto contro i nemici. Ubisoft sotto questo punto di vista vuole infatti prepararci a procedere lentamente e silenziosamente, a usare PyEye, a nasconderci tra la folla e a perfezionare il borseggio come un piccolo evento. Si celebra così il ritorno della furtività, del parkour e dell'ideazione di vie di fuga intelligenti. Il gameplay di Mirage offre un mix di vecchio e nuovo, riportando una manciata di caratteristiche assenti dalla serie e mantenendo intatte alcune aggiunte più recenti. Una caratteristica che ritorna infatti è la furtività sociale, che consente di mimetizzarsi tra la folla per eludere o nascondere le guardie. Torna anche il sistema di notorietà: se si compiono troppe azioni di alto profilo, le guardie si insospettiranno più rapidamente, anche se ci si trova in un'area pubblica. Con un ritorno al passato, Mirage abbandona i punti esperienza e il flusso infinito di bottini a favore di una progressione più lineare. Completando le missioni e scalando i ranghi degli occulti, sbloccherete nuovi strumenti forniti dall'inventore. L'arsenale di Basin si arricchirà di fumogeni, dardi esplosivi, coltelli da lancio e, naturalmente, dell'iconica lama celata. Le novità e i richiami a passato perciò sono molti, e si adattano bene a una città viva come Baghdad. Gli NPC vanno e vengono, le conversazioni sono dietro ogni angolo ed è divertente esplorare e assorbire tutto ciò che ha da offrirci la città. Sebbene alcuni bug siano dietro l'angolo e la longevità non sia uno dei punti principali del titolo, con il suo mix di elementi di gioco classici e moderni, Assassin's Creed Mirage sembra essere un tributo appropriato per il 15° anniversario della serie e in un modo particolarmente adatto alla saga. Per la recensione completa vi ricordiamo di passare sul sito di wagna.it. E voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento.